Rosa Danna, primario del reparto di ostetricia e ginecologia del Bucherì La Ferla, un'eccellenza in Sicilia e in Italia. Oggi sono 30 anni di questa avventura. Cosa ne pensa? Sono 30 anni di grande lavoro, sono 30 anni di lavoro multidisciplinare e sono 30 anni che abbiamo impiegato per cercare di portare i tassi di morbosità e di mortalità materna e perinatale più bassi e paragonabili alle migliori regioni italiane e straniere. Un congresso per festeggiare questi 30 anni, come si articolerà? Il congresso ha una parte celebrativa, che è la prima giornata, dove vengono riferite le attività principali dell'ospedale, quelle storiche, tipo la partoanalgesia, la SIDS, l'allattamento al seno esclusivo, e poi dei progetti collaborativi che stiamo portando avanti con il CNR e che riguardano delle problematiche emergenti, quali l'inquinamento ambientale e le ripercussioni sul neonato, sul feto neonato, e la OSAS, l'apnea ostruttiva nel sonno, che purtroppo anche questa può dare degli effetti nocivi sul neonato. Qual è il suo sogno nel cassetto per il reparto? Il mio sogno è quello di cercare di diminuire sempre i tassi di morbosità. Cercare di lavorare nella sicurezza, così come il Ministero della Salute e tutti gli enti preposti al governo raccomandano, ma mantenendo il clima di cui sono orgogliosa, che ho creato in questi anni, che è un clima sereno, un clima collaborativo, e le pazienti lo intuiscono e ne sono felici. Ci dica qualche numero delle nascite. In questi anni sono nati presso la nostra struttura circa 70.000 bambini. Molti sono gravidanze gemellari, anche perché da alcuni anni presso il nostro ambulatorio di gravidanza a rischio è stato istituito un ambulatorio speciale dedicato alle gravidanze gemellari. C'è il collega Chianchiano che ha frequentato anche istituti europei e che ha portato delle importanti attività innovative che vengono svolte in queste gravidanze difficili, spesso gravidanze gravate da un'alta morbosità e mortalità, quali il trattamento laser nei gemelli monocoriali e in generale la medicina fetale presso il nostro ospedale. Grandi traguardi e grandi ancora ve ne spettano. L'altro traguardo e il sogno che io tengo sempre nel profondo del mio cuore è quello che riguarda i dati italiani e anche siciliani. L'Istituto Superiore di Sanità, che abbiamo oggi rappresentato presso il nostro congresso dalla dottoressa Serena Donati, dimostra che i tassi peggiori sono nelle classi socio-culturali meno abbienti. Sono loro che, pur avendo una gravidanza a rischio, non riescono a scegliere un ginecologo o una struttura competente o per cattiva conoscenza o per scarsa possibilità economica. Sono a loro che noi cerchiamo di tendere la mano. Abbiamo istituito un ambulatorio dedicato alle problematiche psicosociali e alle pazienti gravide adolescenti che nelle periferie suburbane delle città si riscontrano sempre più frequentemente. Auguri, allora in bocca al lupo. Grazie.